Incontro a casa tua è il nuovo servizio di consegna a domicilio del ristorante Incontro. Scegli dal menu online quello che preferisci. Ordina e regalati una gustosa giornata. Consegniamo a casa tua in totale sicurezza. www.ristoranteincontro.it. Incontro a casa tua. Scegli. Chiama. Gusta. Mercoledì 20 maggio 2020, benvenuti ad una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano. Antonio Guarini per voi quest'oggi. Cominciamo con le notizie odierne. Covid-19, la situazione al 19 maggio. Nel consueto bollettino serale, l'ASL di Avellino ha reso noto che su 307 tamponi analizzati dall'Aurna Moscati di Avellino, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall'Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino e dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e dall'ospedale Cotugno di Napoli, non risultano nuovi casi positivi al Covid-19. Ad Ariano i contagiati da Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sono 213. Screening seriologici. Ad Ariano hanno risposto più di 13.000 persone. Il piano di screening seriologico, disposto dalla Regione Campania sull'intera popolazione di Ariano Irpino, si è concluso. Nella giornata di ieri, presso il centro Fiere Casone del Tricolle, sono stati effettuati 470 test seriologici, 101 invece quelli effettuati a domicilio dalle unità mobili, per un totale di 571. Il totale delle persone screenate dal 16 al 19 maggio è di 13.444. Questo sta a significare che il 75% della popolazione arianese ha scelto di rispondere all'appello e sottoporsi allo screening. I risultati dei test saranno annunciati nei prossimi giorni dal governatore Vincenzo De Luca in una conferenza stampa. Fondi zone rosse. Maraia, Ariano inserita nell'articolo 112. Per la mia gente, per la mia città e per tutte le comunità duramente colpite dal Covid-19, Ariano è rientrata nel fondo da 200 milioni di euro per le zone rosse. Queste le parole del deputato arianese Generoso Maraia, che ha continuato. Una grande risposta del governo Conte. Ariano ha avuto forse la zona rossa più lunga d'Italia. Abbiamo sofferto tanto, la nostra economia sta avendo un brutto colpo e quindi mi sembrava giusto riconoscere un aiuto di carattere economico forte. Ad Ariano la zona rossa è stata revocata sulla base di nessun dato scientifico, sul nulla, e solo dopo sono stati praticati tamponi. Logica zero. Refertazione tamponi, Biogem precisa. In relazione a denunzie pubbliche di gravi ritardi nella refertazione delle analisi dei tamponi Biogem, precisa che nelle 5.000 analisi finora effettuate a ritmi stressanti si è verificato un inconveniente tecnico-informatico nella trasmissione dei risultati di alcune analisi regolarmente e tempestivamente refertate in data 8 maggio. In particolare nel recepire i dati dal database interno, la piattaforma informatica regionale, evidentemente a causa di un crash momentaneo del sistema, come confermato da esperti informatici consultati, ha omesso alcuni risultati. Dell'errore si è potuto avere cognizione quando, a seguito di recentissime richieste di notizie sulle mancate risposte, si è proceduto al confronto tra i dati contenuti nel database interno e quelli recepiti nei file Excel di trasmissione. Biogem, per spirito di collaborazione, in questo momento difficile si sta sobbarcando un lavoro immane. Basti pensare che nella sola giornata di sabato scorso sono stati consegnati ben 2.000 tamponi da analizzare. Ariano, riparte il mercato ortofrutticolo. Oggi, mercoledì 20 maggio, riapre il mercato settimanale, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari. Da località Calvario, su disposizione del commissario straordinario Silvana D'Agostino, gli ambulanti prenderanno posto con le loro bancarelle dell'ortofrutta piazzale del parcheggio Valle. Il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano ha ridefinito il layout della nuova area mercatale individuata e provveduto a garantire con ulteriori interventi la realizzazione di tutte le prescrizioni previste a carico del comune. Le regole da seguire: è fatto obbligo agli avventori clienti di non sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti e facendo uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila. È fatto obbligo a tutti di osservare le misure igienico-sanitarie, il divieto di fumare, sussistendo l'obbligo della mascherina. Le trasgressioni all'ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e con l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente e dalle ordinanze del Presidente della Regione Campania, incaricato il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione e controllo della corretta attuazione delle misure di contenimento. Con questa notizia chiudiamo l'edizione di oggi.
Vi ricordo che potete seguire i nostri aggiornamenti sul sito ufficiale www.cittadiariano.it, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram e sul nostro canale YouTube. Da Antonio Guarini, grazie per l'attenzione, vi do appuntamento all'edizione di domani, sempre alle ore 13.